Il sole del mattino col bacio suo ti dà, profumo di campagna lontano dalla città. Un canto di usignolo ti dice giorno ancora, su goditi la vita in campagna in mezzo ai fiori. In mezzo ai campi senti uno stornello fatto di sogni e di semplicità, che dice non c'è nulla di più bello di questa pace fuori dalla città. Un organetto suona là sul prato, un bel motivo che ricorderà la vecchia melodia del passato, che nel passato ti riporterà. Là dietro la collina tramonta lento il sol, lasciando sopra i campi il dolce suo tepore. Con l'ombre della sera ritorni alla città, ma un poco del tuo cuore in campagna resterà. In mezzo ai campi senti uno stornello fatto di suoni e di semplicità, che dice non c'è nulla di più bello questa pace fuori dalla città. Un organetto suona là sul prato, un bel motivo che ricorderà la vecchia melodia del passato, che nel passato ti riporterà. Sono arrivato, ragazzi, buongiorno, buon sabato 21 di novembre, 393 84 89 561 per mettervi in contatto con me. Ma oggi una grande novità, lo facciamo per farvi passare un'oretta di tanta bella musica ma anche tante risate. E prima vado ad accontentare l'amica Viola che ha mandato un messaggio e ha scritto: ciao Nicola, sono la Viola di Alba Adriatica, vorrei ascoltare una canzone di Chiara Brugnali oppure Rosy Velasco, Amore Disperato. Saluto tutte le orchestre, tutti i telespettatori, tutte le telespettatrici, e vado a liscio, tutti i fedelissimi e tutto il fans club. Ti ho trovato un brano di Rosy Velasco, spero ti vada bene lo stesso, perché il titolo è Lo Svarione. Ma prima di andare, ragazzi, in onda con il brano, voglio farvi vedere che cosa succederà quest'oggi, ma subito non c'è l'ospite perché ancora deve arrivare. Guardate un po', vi dice qualcosa? Lo studio di Ciao Darwin, direttamente da Roma, siamo collegati con Roma. Chi arriverà? Ci sarà Bonolis? Non lo so. Ci sarà Laurenti? Non lo so. Ci sarà? Chi ci sarà? Lo scopriremo più tardi. Svarione, eccola qua, Rosy Velasco. Che c'è una cura nuova, si va dalla mattina in una volta sola. Ti metti sul divano, ti aggiusti la pancera, e arrivi fino a sera. Svarione, 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 svarione,
facciamo festa. Se viene uno sbarrione, tu muovi un po' la pancia, la ola con le braccia, è un giro di speranza. Se viene uno sbarrione, ti gira un po' la testa, ti cadono le braccia, ma noi facciamo festa. Prende lo svarione perché adesso arriva lo spittone. Ragazzi, a ogni puntata e a ogni ospite il suo momento. Un attimo solo perché non entra così facilmente. Guardate, direttamente dallo studio di Ciao Darwin, facciamo entrare. Madre Natura. Addirittura ci sono i gabbiani, signori e signori, Maio Natura, ma che onore, buongiorno! Buongiorno a tutti! Che voce strana, il nostro Maio Natura, benvenuto, ciao. benvenuto, vuoi salutare tutti i nostri telespettatori? Sì, vi saluto tutti quanti, io vengo da Tahiti! Da Tahiti, infatti si vede che le curve sono proprio quelle di Tahiti, effettivamente. Va bene, caro Maio Natura, riposati sul tuo trono, gira la sfera. Adesso andiamo in musica, vai, perché Maio Natura è libero di girare nel mondo, e allora ci ascoltiamo Libera di Anna Maria Allegretti, eccola qua. Tempesta
tua magia. E volerò via. Libera, libera, dammi le tue mani, adesso volo via. Libera, libera, libera di scegliere la vita mia. Solleverò le mie ali perché libera danzo per te. Libera, libera. Voilà, siamo liberi, liberi come, come madre natura. Come... Sì. Va bene, ma che bel fiore che hai, caro Maio Natura. Che cos'è? Che cos'è? Il mio girasole. Il tuo girasole. È stato anche incoronato, guardate. Vado a salutare l'amica Roberta Bertinelli. Buongiorno carissimi ragazzi. Ci puoi fare sentire per favore la tua splendida canzone L'Equilibrista? Ci mancate tantissimo. Vi auguriamo uno splendido fine settimana. Un abbraccio grandissimo Roberta e Riccardo. Tra poco, cara Roberta, avevo preparato un'altra canzone cantata da me e da Monica, spero ti piaccia quella, ma vedo se riesco ad accontentarti anche con l'equilibrista. Intanto ha telefonato Giuliano da San Giovanni in Persiceto che chiede un po' di gelosia, cantata da Martina dell'orchestra Franco Bagutti Band. La gelosia è un sentimento, cara madre natura, che ci deve essere o non ci deve essere secondo te? Ci deve essere. Ecco, e tu che consiglio ci dai? Perché la gelosia fa parte dell'amore e il contrasto, per quindi ci deve essere. Ok, per quindi ricordatevelo che ci deve assolutamente essere. E andiamo con questo brano per Giuliano di San Giovanni in Persiceto. Eccolo qua. Si trova l'amore, è una cosa preziosa, è il sentimento più grande e più bello che c'è, ed ogni cosa che guardi è meravigliosa. Poi hai paura di perderlo senza un perché. C'è un po' di gelosia quando non sei con me, perché vorrei soltanto in ogni momento restar vicino a te. E non è colpa mia se ti amo tanto, sai, da questa malattia, amore, lo so, non potrò guarire mai. Voli in un magico cielo
con me, perché vorrei soltanto in ogni momento restar vicino a te. E non è colpa mia se ti amo tanto, sai, da questa malattia, amore, lo so, non potrò guarire. Giorno mi vuole rubare la felicità. C'è un po' di gelosia, però che male c'è, perché semplicemente vorrei solamente restar vicino. Semplicemente vorrei solamente restar vicino a te. Anch'io vorrei restare vicino a te, e ne approfitto, sto vicino a Maio Natura. Arrivano a un me. Po' di messaggi. A Corcagnan il segnale va e viene, non si vede un tubo, un saluto al tuo ospite. Vado ad abitare a San Quirico, almeno là c'è la nebbia. Beh, ma non ci sarà anche stamattina, c'è un sole bellissimo, non lo so io. Adesso ci informiamo, caro Flavio, ti ringrazio, ed ecco l'ospite, te lo faccio vedere più da vicino perché ne vale veramente la pena. Saluta Flavio. Faccio un saluto anch'io a Flavio. Ciao Flavio. Abbiamo una Maio Natura un po' particolare. Ti saluta anche Luca, manda i saluti e dice volevo salutare te e Maio Natura. Bene, inoltre caro Nicola, vorrei far ascoltare alla mia amica Anna la tua canzone più bella, Non c'è più niente. Grazie, sei sempre gentile, Nadia da Bologna. Non so se riesco, cara Nadia, perché ne abbiamo diverse in scaletta, nei prossimi giorni vi accontento, perché sennò diventa una puntata praticamente solo sulle mie canzoni, però vi ringrazio e mi fa molto piacere che le richiediate. Intanto vi ricordo ancora una volta, ragazzi, le noci della memoria. A Natale scegli il benessere, prenota e regala appunto le noci della memoria al 339 77 33 104, oppure comunicazione @aimareggioemilia.it o www.aimareggioemilia/noci della memoria. Scegliendo queste noci puoi aiutarci ad attivare nuovi laboratori benessere, percorsi di promozione della salute per persone con più di 60 anni. E inoltre queste noci, assumendole ogni giorno dalle 3 alle 6 noci, favorisce il normale funzionamento del sistema immunitario, la riduzione di stanchezza e affaticamento e la normale funzione cognitiva. Grazie, mi raccomando, ogni sacchetto 8 euro, come ho già detto l'altro giorno, mi sbagliavo dicendo 7 euro, 8 euro, 500 grammi, le mangiate a Natale e in più fate del bene, hai capito? Ma lo sai, Nicola, che anche noi a Tahiti abbiamo le noci, ah, sì, quelle di cocco. Ah beh, ma sono diverse, qua 500 grammi è solo una noce di cocco, invece qua sono diverse. Andiamo a proposito di Natale, sentivo prima l'amico Fulvio che diceva che questo Natale sarà diverso, ne approfittiamo e vi voglio dedicare questa canzone cantata da me e da Monica dal titolo Che Natale Sei. E già la canzone si prevedeva qualcosa di diverso, perché dice non sarà diverso. Ai. Che Natale sei, non sei lo stesso, perché solo come me sei una festa a metà.
ma io ti aspetterò, so che passerai di qua. Fuori fa freddo, però dentro è come neve. Che Natale sei, sempre lo stesso. Per quelle come me, che non amano mai. Perché una donna può scivolare dentro, sì. Fuori c'è il sole, però dentro come piove. Fuori fa freddo, però io verrò a cercarti qui dentro di me, dove confondi le mie idee. Non si sa quando sarà, è già bellissimo così. Natale sei, non sei lo stesso, perché solo come me sei una festa a metà. Ma io ti aspetterò, so che passerai di qua. Fuori fa freddo, però io verrò a cercarti. Fa freddo, però io verrò a cercarti qui dentro di me, come confondi le mie idee. Non si sa quando sarà, ma è già bellissimo così. Qui dentro di me sei come un sogno, nell'anima ti cercherò, ti cercherò. Sarà, quando sarà, è già bellissimo ed io rimango qui. Che Natale sei, che non fai regali mai, ma se mi porti da lei, basterà il pensiero. Antica tenuta Santa Teresa, ristorante alla carta e location per eventi e cerimonie, ti invita a degustare la prestigiosa cantina con più di 100 etichette tra italianità e tradizione ed assaggiare le specialità dello chef Paolo Dall'Asta e del suo staff. La famiglia Ferrari vi invita a provare il calore e la professionalità di 20 anni di esperienza. Per prenotazioni il numero è 0521 46 25 78 oppure 348 24 91 140. Quest'anno a Natale regala un buono viaggio. Buoni a partire da euro 25 con scadenze illimitate. E non finisce qui.
Se acquisti il buono nella settimana del Black Friday dal 23 al 30 novembre, Portofranco ti regala un altro buono viaggio, a tua scelta, per le prossime vacanze. Allora, cosa aspetti? Chiama Portofranco di Sant'Ilario d'Enza 0522 90 20 54 per scoprire come funziona. Tadini e Verza, storico negozio di alta moda maschile a Modena, ti offre da sempre qualità, professionalità ed eleganza. Tadini e Verza, dal 1880, il piacere di vestire italiano. Eccoci qua, siamo rientrati ragazzi, non pensavo di farvi emozionare così tanto con questa canzone perché mi ha appena telefonato Prospero da Ozzano e ha ringraziato me e Monica per la bella emozione che abbiamo dato con questa canzone. Effettivamente sono belle parole e quest'anno più che mai è adatta, perché che Natale sei e non sei lo stesso, perché purtroppo non sarà lo stesso come eravamo abituati. E non l'avevo mai sentita, sempre Nadia che scrive, non l'avevo mai sentita, bellissima, bravi. Prendo una telefonata in diretta, pronto, buongiorno, con chi parlo? Con chi parlo? Parco io. Oh Luca, ciao caro, vuoi conoscere Maio Natura? Sì, lo vedo, da dove sei andato a pescarlo? Guarda, io sono l'autore di questo personaggio, gli faccio fare di ogni. Sì. Dimmi pure caro. Mi faresti, se possibile, mi faresti sentire l'istrione con Cosazzi? Va bene, l'istrione, perfetto, ok, segnato, ciao. Buon fine settimana. Grazie Luca, ciao. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Pronto? Ci ha messo in attesa, adesso richiamerà, speriamo, perché volevo proprio rispondere alle telefonate, mi fa molto piacere. Andiamo con una bella canzone di Marianna Lanteri, richiesta dall'amica Fortuna che ha telefonato dalle Marche, e purtroppo lei dice il mio Franco sta soffrendo perché essendo in un altro comune non può vedermi. Ovviamente lei è impegnata con le nipoti, con la figlia e si perde un po' più in queste cose, mentre invece Franco è da solo. Franco, ci siamo noi che ti teniamo compagnia, porta pazienza. Sentiamo la chiamata, pronto, siamo in diretta, buongiorno. Ciao Nicola. Renato da Borgotaro, mai vi conosco uno a uno con la voce. Saluti te, la Monica. Ok, la stai salutando tu caro. Perché sei in diretta. Faccio il tempo per la canzone. Vediamo, dai, dimmi pure il titolo. Se potevi, sai, Castrabagutti, Vagabondo. Vagabondo, va bene, dai, abbiamo anche già mandato un brano, ma vi accontento lo stesso. Ciao caro, grazie, ciao. Allora, qua ci vogliono, ma al sabato ci vogliono due ore di puntata. Andiamo con un messaggio che è arrivato. Ciao a tutti, tu quando vuoi parlare dimmi pure Maio Natura. Sì, non c'è problema. Ciao a tutti, anche il segnale TV va e viene, quindi siamo in giardino a prendere il sole splendido e caldo. Mi fai sentire una cumbia suonata da Maio. Ciao San Quirico è estate. È la nostra Giselda. Pronto? Oh, buongiorno. Pronto. Con chi parliamo? Con... Pronto? Con la mamma di Maio, Yolanda. Sì, ma oggi qua non c'è Maio, questa è un'altra persona, è Maio Natura. È quello lì che volevo vedere. Te lo faccio vedere da vicino, ma tu, cara Yolanda, potevi immaginare che sto figlio avrebbe fatto queste cose un giorno? Dopo tanti anni. Ma guarda, è bello scherzare, a noi ci piace scherzare. Yolanda, come stai? Beh, sempre più o meno così, mi vedo sempre. Bene. Mi vedo... Perché è l'unica compagnia che ho. Dai, allora a noi ci fa piacere. Dal lunedì al sabato, la domenica riposo, se no ti farei compagnia anche la domenica. Facciamo che la domenica vengo a casa tua e ti vengo a trovare, va bene? Bravo. Tanto siamo su San Polo d'Enza, il comune è sempre lo stesso, non c'è problema. Non sbagli. Ok, un bacione Yolanda.
Ciao. Ciao. Bene, andiamo in musica. Stavo parlando di Fortuna e Franco e ha richiesto questa canzone per Franco, la nostra Fortuna. Prendimi, di Marianna Lanteri. Quando sarà passato tutto ti prenderà, cara Fortuna, e ti farà ballare tutti quei balli che non avete fatto fino adesso, va bene? Perché ne abbiamo bisogno tutti quanti. Sì. Vero. Sì. Ma tu che fai parte della natura, manda via sto virus alla svelta. No? Non dipende da te, hai ragione. No. Vai, musica. No, non è un segreto che ti voglio. Stato nei pensieri miei, notti senza sonno, accarezzando il sogno di vivere un momento insieme a te. Quello che io sento nel profondo, vorrei che diventasse poesia, e ti toccasse il cuore con ogni suo dolore. Al punto che vorrai soltanto me. Prendimi e portami pian piano fino al limite. Tra le tue calde braccia liberare le emozioni e sentire nel silenzio che esistiamo. E ti toccasse il cuore con ogni suo dolore, al punto che vorrai soltanto me. Io lo so che non è certo facile che tu ti possa accorgere di me. Lasciami provare, di me ti puoi fidare. Devi lasciarti andare, niente più. Prendimi e portami pian piano fino al limite. Tra le tue calde braccia liberare le emozioni e sentire nel silenzio che esistiamo solamente. Yeah.
Hai capito, Franco? Quando sarà finito tutto questo, prendila, prendila la nostra fortuna e falla ballare, mi raccomando, eh? C'è qualche messaggio che arriva e dicono che purtroppo oggi abbiamo problemi di linea di segnale in provincia di Parma. Reggio Emilia no, soprattutto Parma. Ciao Nicola e Monica, bravissimi da pelle d'oca. La nostra Maria si riferisce a che Natale sei. Un abbraccio a tutti e due, un saluto a tutti i Nima Fans Club da Maria e Domenico. Wow! Saluta, saluta anche te. Ciao Maria. Domenico! Anche la Maria. E gli occhiali, ho perso gli occhiali, non vedevo più niente. Li ho tirati via un attimo. Allora, vado a salutare l'amico Mauro di Colorno che ha telefonato, ha detto... Ma scusate, io ho cambiato la televisione da poco. Vedo che da 2 o 3 giorni che dà questi problemi di segnale, non vorrei fosse la mia televisione. No, wow. Tranquillo caro Mauro, è un problema di segnale. Si vede che in questo periodo, da quando hanno chiuso ulteriormente i comuni, queste cose qua, si lavora sempre più online e la connessione delle volte ci frega, però vediamo di ripristinare tutto quanto. Andiamo con una bella canzone che io voglio dedicare all'amico Mauro di Colorno, che ci eravamo visti, se non sbaglio, all'antica tenuta Santa Teresa a Parma, quando c'era la grande e mitica Roberta Cappelletti, e arriva la bottega, tutta per te. Te, chiudi la bottega, chiudi la bottega lì. Oh. Avevo più di così. Sono tornata al mio paesello, quello della mia gioventù. Certo è cambiato, ma è ancor quello che io non scorderò mai più. La vecchia piazza della chiesa dove ho conosciuto te, è però chiusa la bottega. Quanti ricordi dentro me. Nella bottega di una volta c'era poco, quasi niente, ma andava tutta lì la gente. Nella bottega di una volta
concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Bertolini Abbigliamento, liquida e chiude. Sconti fino al 70%. Abbigliamento uomo, donna, estivo ed invernale. Lo trovi a San Polo Denza, Reggio Emilia. Via Gramsci 21 barra B, telefono 0522 873659. 59. Novalis, la passione, il vero motore del nostro lavoro. Un grazie di cuore agli amici e collaboratori di ieri, oggi e domani. 40 anni e sempre ieri. www.novalis.it. E voilà, siamo ritornati per l'ultima parte, sempre in compagnia del nostro Maio Natura. Ma di qualcosa in più? Una bella risata. Ciao ragazzi, che trasmissione da ripetere, che sia colpa del coronavirus anche l'intermittenza, chi lo sa. Ma chi lo sa, sta succedendo di ogni qua nel mondo, nell'etere, ormai ci abbiamo due scatole così, ragazzi, che non se ne può più. Va bene, dai, poi leggo un altro messaggio che è arrivato. Da Luciana di Ravenna, ciao carissimi, sono Luciana di Ravenna, è un po' che non ci sentiamo ma vi guardo sempre, grazie di esistere, voi addirittura, vabbè grazie, guardatelo, so. Grazie di esistere, voi con la vostra simpatia e bella musica, un abbraccio a tutti, ciao, ciao Luciana, saluta tutta Ravenna e andiamo con l'istrione di Omar Codazzi che è richiesto da Luca di Bologna ed eccolo qua che arriva. Sono l'istrione, ma la genialità è nata insieme a me. Nel teatro che vuoi, dove un altro cadrà, io mi surclasserò. Io sono un istrione, ma la teatralità scorre dentro di me. Quattro tavole in croce e qualche spettatore, chi sono lo vedrà. In una stanza di tre muri, tengo il pubblico con me, sull'orlo di un abisso scuro, con me entrando i miei dì, e la commedia brillerà del poco saggio che c'è in me, e parlo e piango e riderò del personaggio che vivrò. Perdonatemi se con nessuno di voi non ho niente in comune. Io sono un istrione a cui la scena dà la giusta dimensione. La vita torna in me ad ogni ecco di scena che io sentirò. E ancora parlerò di gioia e di paura, quando il sipario sale. Ma ora che potrò non ricordare più la parte che so già. Poi, quando tocca a me, puntuale sono là, nel sogno sempre uguale, uguale. Io sono l'istrione ed ho scelto oramai vita che farò. Procuratemi voi se repliche in città e un successo farò. Io sono un istrione e l'arte sola e la
la vita per me. Se mi date un teatro e un ruolo adatto a me, il genio si vedrà con il mio viso ben truccato, con la maschera fuori, in poche prose dico, e ancora io vi dirò con tenerezza e con furore, e mentre gli altri mentirò, fino a che sempre verrà, fino a che io ci crederò. Non è per vanità, quel che valgo lo so, e ad essere sincero, solo un vero estrione è grande come me, e io ne sono fiero. E voilà, la 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 la, andiamo avanti, andiamo avanti. Ma sai come ti ha definito il nostro amico Fulvio? Che sei molto trash. Io trash? Non trash, molto trash, fai trash in questo momento. Ah. E vabbè, ci facciamo due risate, caro Fulvio. Sì. Ne abbiamo bisogno di scherzare in questo momento. Vado ad accontentare l'amica Roberta con l'equilibrista. Un grande Renato Zero, qui la canto io, prendetela come viene, spero che vi piaccia. Eccola qua. Equilibri mi aiutava a vivere, due più due non dava quattro mai, c'era il caos nei pensieri miei, un bicchiere per dimenticare che morire o vivere uguale. Non riuscivo più a ritrovare la mia strada, la mia direzione. Povero in denari, ricco in fondo al cuore, davo tutto il bene, davo un po' di me. Parole e vano questo amore, per chi come me è costretto a mendicare, ed in cambio ha avuto tanto male, tanto male, tanto male. Cammino su una corda tesa, l'equilibrio ormai mi aiuta a vivere, due più due non torna quattro mai, ecco il caos nei pensieri miei. Davo tutto il bene, davo un po' di me.
d'amore per chi come me costretto a mendicare ed in cambio ha avuto tanto male, tanto, tanto. Troppo male, troppo male, l'equilibrista. Voilà, siamo qui, siamo ormai in chiusura, ma ci stanno ancora due canzoni. Voglio tranquillizzare anche l'amico Ahmed Montaser di Reggio Emilia, che ha telefonato e ha richiesto la canzone di Biagio Antonacci. Arriva verso la fine, non ti preoccupare, ma intanto facciamo i saluti. Vuole salutare Gianni Frignani, Sami di Dubai e tutti gli amici e colleghi della ditta di San Martino in Rio, dove lui lavora. Tra poco ti accontento, non ti preoccupare che ci sta. Andiamo con Vagabondo per il Mondo, Vagabondo per il Mondo di Orchestra Franco Bagutti Band, da dedicare all'amico Renato di Borgotaro. Eccola qua. Gente dorme, scendo giù, maglione sulle spalle nella notte blu, nel cuore una chitarra, nella mente cose strane e sul mio volto un po' di ingenuità. Vagabondo, vagabondo, santo mi guiderà, ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amor non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando, le gambe van da sole, ah, strada sembra un fiume, chissà dove andrà. Neppure tu, ragazza, sai fermare la mia corsa e negli occhi tuoi non c'è sincerità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà, ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amor non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Vagabondo, vagabondo,
Voilà, vagabondo, e ce l'abbiamo qua il vagabondo, eccolo qua. Signor, il mondo. Da quando è andato in pensione è diventato un vagabondo per il mondo. Allora andiamo con la canzone di Biagio Antonacci, ci salutiamo, la dedichiamo allora agli amici di Ahmed Montaser di Reggio Emilia, ricordiamo Gianni Frignani, Sammy di Dubai, amici, colleghi della ditta di San Martino del Rio dove lui lavora. Amici, abbiamo voluto regalarvi un'oretta di musica e di simpatia con le nostre gag, ma Ionatura tornerà, visto che abbiamo avuto qualche problema con il segnale, pertanto una bella puntata qua, non ce la tira via nessuno, va bene? Sì, saluto tutti, ciao. Ciao, ciao. Arriva Biagio Antonacci, Non vivo più senza te, o meglio conosciuta come No signora no. Eccola qua, ciao. C'è chi è ricco e fortunato, chi vorrebbe essere mai nato, io però io vado liscio. Chi non ha problemi veri, chi ha mangiato solo ieri.